3 più 2, 5. E 5, 10. E 10, 20. E in più, in data 24, un bel clistere insinuativo, preparatorio e demoliente per ammorbidire, per umettare e rinfrescare le viscere di sua signoria. Quello che mi piace di più del signor Florano, il mio farmacista, è l'eleganza con cui scrive le sue note. Le viscere di sua signoria. 30 soldi. Signor Florano, non basta l'eleganza, bisogna essere ragionevoli, altrimenti si finisce per scorticare i pazienti. 30 soldi per un lassativo. Il mese scorso me ne aveva chiesti 20 di soldi, che nel linguaggio dei farmacisti vuol dire 10 soldi, e 10 soldi siano. Inoltre, in data 24, un piccolo clistere detergente per sgomberare, per ripulire il retto di sua signoria. 30 soldi, sempre 10 soldi. In data 26, un clistere carminativo a base di miele di rosa, di rabarbaro, per eliminare le flautolenze di sua signoria. 30 soldi. Col vostro permesso, sempre 10 soldi. E infine, in data 28, una bella dose di fermenti lattici per rinfrescare il sangue di sua signoria. 20 soldi. Signor Florano, di questo passo nessuno avrà più il piacere di ammalarsi. Vediamo. Questo mese ho preso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medicine e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 clisteri, mentre il mese scorso ho preso 8 medicine e 20 clisteri. Ecco perché non mi sento bene, ecco perché non mi sento, non mi sento, aiuto! Sto male, aiuto, non mi sento, sono tutti sordi in questa casa. Tonina! Tonina! Vieni, Tonina, bestia, vieni qua che non mi sento bene! Oh! Ma perché urlate? Che ansia, ho sbattuto la testa contro lo spigolo di una finestra! Sta zitta! Hai lasciato qui moribondo! Ferma, ti devo sgridare, mi hai fatto sgolare! E voi mi avete rotto la testa! Siamo pari se non mi dispiace! Se gridate, mi metto a piangere! Adesso non ho neanche più il diritto di sgridarti. Voi volete avere il diritto di sgridarmi, io quello di piangere. Un po' per uno, non fa male a nessuno. Il clistere di stamattina ha fatto effetto, ha dato soddisfazioni. Tocca al farmacista metterci il naso, visto che è lui che ci guadagna. Prepara un altro brodino classico per il clistere che verrà. Certo che fanno festa con il vostro corpo. Hanno trovato una bella vacca da mungere. Ma che malattia rara avete per farmi tutte queste cure? Che ne capisci tu di medicina, che di medicina non hai mai capito niente? Bestia! Angelica, giungi a proposito, devo parlarti. Eccomi. Volevo dirti che... Volevo dirti che tutto subito... Di corsa, signore, di corsa! Torina! Portami! Devo parlarti? Devo parlarti del nostro giovane innamorato! Ti confesso che non mi stancherei mai di parlarne! Secondo te sbaglio a provare questo sentimento per lui? Ho torto ad abbandonarmi alla passione che manifesta per me? Sì, mi ha difeso senza neppure conoscermi! È un gesto davvero gentiluomo, non trovi la cosa romantica? E hai notato che portamento straordinario? E che il suo modo di parlare, i suoi gesti, hanno qualcosa di nobile? Secondo te mi ama davvero quanto dice? Oh, le smorfie d'amore sembrano sincere, ma in questo campo ci sono molti grandi attori. Cioè, lo dice così bene? È possibile che non sia vero? E lo sapete presto, ma se mi hai ingannata, giuro che non crederò più a nessun uomo per il resto della mia vita. Santa evacuazione. Figlia mia, vieni, devo darti una notizia. Mi hanno chiesto la tua mano. Che fa, ride? Ma
non c'è niente che faccia ridere tanto come l'idea del matrimonio, almeno all'inizio. Vabbè, vista la tua reazione è inutile che ti chieda se acconsenti. Io farò tutto ciò che mi piacerà. Mi fa piacere avere una figlia così obbediente. D'altronde tutto è deciso già che ti ho promesso. Ma a me non tocca che affidarmi ciecamente alla vostra volontà. Mia moglie e la tua matrigna voleva che ti facessi far suora, ma io ho insistito e l'ho spuntata. Oh, mi sono grata. Questa è la decisione migliore che abbiate mai preso in vita vostra. Io non conosco la persona, ma mi hanno detto che è un bravo ragazzo e piacerà sia a me che a te. È vero, padre mio. Perché, lo conoscete? Il caso ha voluto che ci incontrassimo. Ah, questo non lo sapevo, ma tanto meglio. Mi hanno detto che è un bravo ragazzo. Oh sì, papà. Una bella statura. Senz'altro. Aspetto piacevole. Bellissimo. Simpatico. Simpaticissimo. Per bene. Per benissimo. Giudizioso e di buona famiglia. Buonissimo. Che parla correntemente il greco e il latino. Questo non lo sapevo. Che fra 3 giorni si laureerà in medicina. Ma chi, papà? Lui? Sì, perché? Non te l'ha detto? Ah, veramente no. A voi chi l'ha detto? Il dottor Purgone. Oh, il dottor Purgone lo conosce. Certo, è il nipote. Creante è il nipote del dottor Purgone. No, il dottor Purgone è un cognato medico che si chiama dottor Diarroicus. Questo dottor Diarroicus ha un figlio che si chiama Tommaso Diarroicus, mica Creante. Stamattina abbiamo deciso il matrimonio, io, il signor Florano e il dottor Purgone. E domattina il promesso sposo verrà qui accompagnato dal padre. Che c'è? Io credevo che voi stesse parlando di un'altra persona. E con tutto quello che avete al mondo vorreste far sposare a vostra figlia un medico? Dove vuoi, bestia? Non cominciamo ad offendere. Possibile che non si riesce mai a ragionare in questa casa? Calma e sangue freddo. Che motivi avete per un matrimonio del genere? Voglio un genero medico. Voglio qualcuno in casa che mi dica quello che devo fare sempre. Idem per visite e ricette. Oh, questo è senz'altro un motivo valido. Però mettetevi una mano sulla coscienza. Siete proprio ammalato. Come sarebbe a dire se sono proprio ammalato? Ma non giuro, signore, siete sicuramente più ammalato di ieri. Ma è vostra figlia che deve prendere marito. Lei non è ammalata. Non è necessario che sposi un medico. È per me che scelgo di farle sposare un medico. D'altronde, l'obiettivo di una brava figlia è quello di avere un padre in ottima salute, no? Volete un consiglio? No! Non pensate più a questo matrimonio! Perché? Perché vostra figlia non acconsentirà mai! Non acconsentirà mai mia figlia! Sì, vostra figlia vi dirà che non sa cosa farsene, né del dottor Diarroicus, né di suo figlio Tommaso Diarroicus, né di tutti gli Diarroicus del mondo! Il dottor Diarroicus ha questo figlio come unico erede, in più il dottor Purgone, che non ha né moglie né figli, trasferirà le sue sostanze a Tommaso Diarroicus dopo il matrimonio. Il dottor Furgone ha un patrimonio di 8.000 franchi belli puliti di rendita. Devi averne ammazzata di gente per essere così ricco. E non parlare del patrimonio del padre. Angelica non è fatta per essere la signora di Arroicus. Angelica sposerà chi dico io, altrimenti la chiederò in un convento. Ma non la chiederete in un convento neanche per sogno. Oh, chi me lo impedirà? Voi stesso. Non ne avrete il coraggio. Cederete al vostro cuore di padre. Un paio di lacrimucce, le braccia al collo, un papagino caro. Basterà questo a commuovere. Ma io non cederò. Non vi conosco, voi siete bello buono. Ma sono essere cattivo quando... Chiaro, signore, mi dimenticate che siete ammalato. Io le ordino categoricamente di sposare chi dico io. E io le ordino categoricamente di guardarsene bene. Dove siamo andati a finire? Una bestia di serva che deve dire al padrone quello che deve fare. Quando il padrone non pensa a quel che fa, una serva giudiziosa ha tutto il diritto di raddrizzare. Ma io mi spiazzare! Così è ammalato! Certo che mia mamma mi fa un infarto. Che cosa avete, maritino mio? Oh, Ciccino, ho un infarto. Ciccino. Mi hanno fatto arrabbiare. Oh, povero maritino, e chi? Quella bestia di serva che è diventata più insolente che mai. Non agitatevi così. Non lo sapete come sono ridotto, Ciccino. Sì, cuoricino mio. Tonina va internata subito, eh? Oddio, Ciccino. Servitori e cameriere che non abbiano difetti non esistono. Tonina è brava, premurosa e soprattutto fidata. E voi sapete bene che al giorno d'oggi bisogna stare molto attenti a chi si prende in casa. Signora! Si può sapere perché fai arrabbiare mio marito? Vuole far sposare ad Angelica il figlio del dottor Diarroicus. È senz'altro un buon partito, ma secondo me avrebbe fatto meglio metterla in un convento. Beh, io non ci vedo niente di male in questo. Anzi, trovo che Tonina abbia ragione. Tonina va internata d'urgenza, altrimenti d'acqua! Va bene, credo, amore mio, ma adesso calmatevi. Tonina! Se fai arrabbiare ancora una volta mio marito ti caccio di casa. E voi su, sollevatevi, che questo ve lo metto sotto. E questo lo mettiamo qui, per sostenere la testa. E questo per ripararmi da quel tempo! Questo è un tentato omicidio, tu non fai niente, ci vorranno almeno 12 cristelli e 24.
calmatevi un pochino. Ciccino, voi siete la mia unica consolazione, ho deciso di fare testamento. Non parliamone neanche, vi prego. È un pensiero che non potrei sopportare. La sola parola testamento mi fa trasalire dal dolore. Io vi avevo detto di parlarne col notaio, però, eh. Già fatto. Neanche la bocca devi aprire. Mi ha detto che per testamento non potete lasciare nulla a me. La consuetudine lo vieta. Se fossimo stati in un paese dove vige il diritto scritto, allora questo sarebbe stato fattibile. Ma qui non è possibile e il lascito sarebbe nullo. Il solo beneficio che a nome di una donna congiunta in matrimonio possono farsi l'un l'altro è una donazione reciproca tra vivi, ma anche per questo è necessario che non vi siano figli né dei due coniugi né di uno solo dei due al momento del decesso di quello tra i coniugi che muore per primo. Non ho capito. Comunque voglio seguire le regole che mi hanno imposto i miei avvocati per far sì che le mie sostanze vadano a voi senza passare per le mie figlie. Potete anche, prima di morire, consegnarmi del denaro contante. Denaro contante? Quei titoli al portatore che per caso avete. Ciccina, ma io come farò senza di voi? Mio Dio, non tormentatevi per questo. Se mi venite a mancare io al mondo non ci sto più. Ma Ciccina... Sì. Se dovessi avere la sventura di perdere, no, Ciccina, la mia vita non avrebbe più alcun senso. Oh, moglie mia! E io vi seguirei per dimostrarvi quanto è grande l'amore che vi porto. Così mi spezzate il cuore. Con queste lacrime sono fuori stagione, non siamo a questo punto. Ah, signore, voi non potete sapere che cosa vuol dire amare tanto il proprio sposo. Voi lo sapete, io ho un unico rimpianto, quello di non avervi dato un figlio. Avevo chiesto al dottor Purgone di farmene fare uno, ma... Comunque voglio seguire anche i consigli di questo coso e lasciarvi per precauzione quei 20.000 franchi che ho in uno stipo in camera mia e delle ricevute pagabili al portatore. Non li voglio neanche vedere! Quanto avete detto che c'è nella vostra camera da letto? 20.000 franchi... Non parlatemi di soldi, vi prego! E di quanto sono le due ricevute? Di quanto sono le due ricevute? Tutto l'oro del mondo, Ciccino, non è niente per me in confronto a voi. Ciccino, signore, da questa parte, prego. Ho sentito parlare di testamento. La vostra matrigna non è una che dorme e certamente sta tramando per spingere vostro padre a fare qualcosa contro i vostri interessi. Adesso i soldi faccia ciò che vuole, purché non pretenda di disporre dei miei sentimenti. Lasciate fare a me. Farò di tutto per aiutarvi. Ho intenzione di cambiare tattica, nascondere la simpatia che ho per voi e fingere di essere dalla parte di vostro padre e della vostra matrigna. Oh, Escerca, ti supplico di avvisare Cleante di questo matrimonio che è stato deciso. Nina, ci sono visite. Il signore desidera? Che cosa desidero? Desidero conoscere il mio destino, parlare con l'amabile Angelica, saggiare i sentimenti del suo cuore e soprattutto domandarle le sue intenzioni in merito a questo malaugurato matrimonio di cui sono stato informato. Sì, sì, ma non si può parlare con Angelica in 448, non la lasciamo uscire né parlare con nessuno. Io non sono qui come Cleante, suo innamorato, ma come amico del suo maestro di musica, che mi ha concesso di venire qui al suo posto. Lasciate che sia io ad annunciarvi, eh? Il dottor Purgone mi ha detto di camminare nella stanza 12 volte al giorno, ma non mi ha detto se devo camminare in lungo o in largo. Signore, c'è qui un uomo che desidera vedervi! Vorrei sapere perché urli, perché mi dà fastidio, lo sai, le orecchie sono deboli, sono fragili, devi parlare a bassa voce. Volevo dirvi, signore, che c'è qui un uomo... Perché, anzina, ma perché, anzina? Lo sai che il mio timpano mi ha ridotto in una briciola. Devi usare un tono. Un sibilo, un soffio, un alito. No, un alito no. Parla, via. Ho bisogno di calma, devo ragionare. Ho bisogno di tranquillità.
Non ho capito. Che dici? C'è già un signore che vuole parlare con voi! Bastava dirlo, no? Prego, da questa parte. Signore? Non parlate così forte! Volete fargli scoppiare il cervello? Signore, sono lieto di trovarla in piedi e di constatare che sta molto meglio. Come sarebbe che sta molto meglio? È falso, il signor Argante sta sempre male. Avevo sentito dire che stava meglio. Infatti ha una bella cera. Una bella cera? Il signor Argante ha una pessima cera. E tutti quelli che vi hanno detto che sta meglio sono dei gran ficcanaso. Non è mai stato peggio. È vero. Dorme, cammina, mangia e beve come chiunque altro, ma questo non gli impedisce di essere molto malato. Ha ragione. Signore, sono desolato. Vengo da parte del maestro di musica della signorina Angelica. Si è visto costretto ad andare in campagna per qualche giorno, il quale suo intimo amico ha mandato me a proseguire le lezioni in sua vece. E per paura che interrompendo la signorina possa dimenticare quanto già imparato. Vai a chiamare Angelica. Secondo me è meglio accompagnare il signore in camera di Angelica. E secondo me no, vai a chiamare Angelica che venga qui. Ma signore, mi faranno chissà che confusione. Nelle vostre condizioni basta un sì e molle per farmi scoppiare il cervello. Ma che? Ma che mi piace la musica. Vai a chiamare Angelica e cerca di capire se mia moglie è riuscita a vestirsi finalmente. Scusatemi. Ah, Angelica... Il tuo maestro di musica ha avuto un imprevisto e è andato in campagna. C'è il signore a sostituirlo. Mi raccomando, comportati bene. Cielo! Che c'è? È che si sta verificando, padre mio, una cosa davvero straordinaria. Cioè? Ho sognato stanotte che mi trovavo nella più spaventosa situazione che si possa immaginare e che una persona in tutto simile al Signore mi si è presentata e ora io gli ho chiesto aiuto. Hai fatto bene. Ed egli mi ha liberata dalla pena in cui mi trovavo. Occupare i vostri pensieri, sia nel sonno che nella veglia, non può essere certo una sventura. Sono io il protagonista! Signore, parola mia, d'ora in avanti tengo per voi il ritiro tutto quello che ho detto ieri. Il dottor di Aroibus padre e il dottor di Aroibus figlio sono venuti a farvi visita. Come vi imparentate bene! Vedrete tra poco il più bello e il più simpatico giovanotto del mondo. Ha detto solo due parole, ma sono bastate a conquistarmi e sono certa che Angelica ne resterà estasiata. No, restate con noi. Sta arrivando il promesso sposo di mia figlia accompagnato dal padre. Sarebbe per me un grande onore, signore. Tra 4 giorni ci sarà il matrimonio. Benissimo. E anche il maestro di musica sarà invitato. Non mancherò. No, io intendevo un altro, quello... Anche voi. Molto onorato, signore. Il dottor Di Aroibus, scusate se non mi tocco il berretto, le regole del dottor Pompone. Scopo di tutte le nostre visite è il sollievo dei malati, non il loro disagio. Accolgo, signore. Noi siamo qui, o signore, mio figlio Tommaso Vivo, a testimoniarvi, o signore, quanto siamo incantati per la grazia che ci fate e consentendo a ricercarci. Onoratissimo, mio signore, per la vostra amicizia è assicurata, nel contempo che in tutto ciò che concerne la nostra questione e in tutto il resto, noi saremo sempre pronti, o signore, a testimoniarvi il nostro zelo, Tommaso! Venite avanti, pronunciate il vostro indirizzo di saluto. Inizia dal padre? Sì. Signore, io sono qui giunto a salutare, omaggiare, vagheggiare e riferire in voi un secondo padre, ma un secondo padre al quale, oserei dire, mi sento molto più debitore che non al primo. Il primo infatti mi ha rivelato, ma voi avete scelto quelli che... Ho capito da mandare fatto, ma voi avete scelto per volontà vostra. Ciò che ricevuto da colui è frutto del suo corpo, ma ciò che ricevo da voi è opera della vostra volontà. E quanto più le capacità spirituali sono superiori a quelle corporali, tanto più io oggi sono vostro debito. Vostro debito, dottore! E tanto più ritengo preziosa questa nostra futura filiazione, per la quale oggi, anticipatamente, vi rendo umilissimi e rispettosissimi tributi d'omaggio. E fino alla scuola da cui si esce con tanta eloquenza! Come ha detto papà? Ottimo! Angelica, saluta il signore. Bacio di sì, non a me! Signora! Per ragione il cielo vi concede il nome di madre della sposa! Ah, ma quella non è mia moglie, quella è mia figlia. Ah.
Lei dov'è? Lei dov'è? Arriverà. Papà, devo aspettarmi. Passa il saluto per la signorina. Madame, come dalla strada non esiste più l'armoniosa suona perché è finata di raggi, non è così un dolce orto di coglie perché ha nessuno delle vostre età e come in altro hanno tempato che il fiore dentro il topo si rivolge senza so verso l'altro, no, così ora con davanti si terrà verso gli altri denti dei vostri tali occhi come se sono unico, allora tornerà o tu una vicenda che io oggi è dall'ave delle vostre sia loro capo cuore che non è le dice tra gloria che quella è per tutta la vita la vicenda di vostro ultimo ottissimo bene sei è marito che lì non prende bene che bello lo studio che ne pensate che il signore è stupefacente e che se il medico è all'altezza dell'oratore sarà un piacere essere curati da lui sarà tutto meraviglioso se le cure assomigliano ai discorsi vostro figlio è ammirato da tutti voi sono convinto siete molto orgoglioso. Signore, non perché sia mio figlio, ma posso assicurarvi che tutti coloro che lo conoscono ne parlano come di un ragazzo assolutamente privo di malvagità d'animo. Egli non è mai stato dotato né di fervida da fantasia né di spirito brillante. Da bambino non era né sveglio né vivace. Grande è stata la fatica per insegnargli a leggere. A 9 anni a malapena distingueva le lettere dell'alfabeto, ma sono gli alberi tardivi quelli che danno i frutti migliori. Quando si è trattato di mandarlo in collegio ha fatto molta fatica, ma pure di provare e riprovare, alla fine trionfalmente ha ottenuto il suo diploma e ora posso ben dire, senza peccare di modestia, che in questi 2 anni in cui egli ha frequentato i banchi della nostra scuola, nessuno ha fatto più chiasso di lui durante le dispute che vi citavano. Nelle discussioni è categorico, fermo nei suoi principi come un turco e sa sviluppare un ragionamento fino a più reconditi meandri della logica. Ma quel che piace più di lui è il suo cieco attaccamento alle opinioni dei nostri antichi e il perenne rifiuto alle cosiddette scoperte dell'età moderna, come ad esempio la circolazione del sangue. Contro quegli schifosi circolazionisti ho composto un trattato che... Col permesso del signor Argante, mi permetto di offrire a Madame Vigella come dovuto omaggio delle primizie del mio talento. Oh, signore, questo è per me un oggetto del tutto inutile, e poiché io non mi intendo affatto di queste cose. Oh, date qua, se non altro ci sono le figure, la attaccheremo su un camera vostra. Sempre con il permesso del signor Argante, vi invito ad assistere uno di questi giorni del vostro divertimento. Alla dissezione di una donna con mio personale commento. Oh, sarà un divertimento delizioso. Gli uomini di solito invitano la loro bella a teatro, ma offrire una dissezione di un cadavere è senz'altro più raffinato. E vi assicuro che stando alle regole della medicina ufficiale, il che quanto di meglio si possa desiderare, possedendo il giusto temperamento per generare e procreare figli di buona complessione, nonché una quantità di spermatozoi tale da poter allagare la reggia di Versailles. Perché magari con l'aiuto di una spintarella non lo fate diventare il medico di corte? No, no, per noi medici è meglio occuparsi dei poveri e più accomodante. Mentre il gran fastidio con le persone importanti è che quando si ammalano pretendono a tutti i costi che il dottore li curi. Che maleducati a volere che voi signori li facciate guarire. Come se fosse compito vostro, voi siete lì per ordinargli le cure per prendere lo stipendio. Guarire tocca loro se ce la fanno. È vero. Unico nostro dovere è trattare la gente secondo le regole. Perché magari non ci cantate una canzone, qualcosa, per questa bella compagnia? Certo, signore, stavo giusto attendendo i vostri ordini. Ho pensato che io e la signorina Angelica potremmo cantare una scenetta di un'operina composta di recente. Ecco, questa è la vostra parte. Io? Sì. Di che parla? L'argomento della scena è questo. Un pastore stava assistendo ad uno spettacolo appena cominciato, quando all'improvviso la sua attenzione viene distratta da un rumore. Subito egli si volta e vede un bruto che maltrattava una pastorella. Allora il pastore prende le difese del sesso che tutti gli uomini devono omaggio. E dopo aver inferto al bruto il giusto castigo, si avvicina alla pastorella per scoprire che ella è una delle ragazze più belle che egli avesse mai visto, ma che stava piangendo, versando delle lacrime, anch'esse le più belle che egli avesse mai visto. A
quel punto il pastore si dà subito per il cura di consolarla, di asciugare quelle lacrime, e la pastorella lo ringrazia con così tanta cura, così tanta dolcezza, che il pastore non può proprio farlo fare. Ma a quel punto la passione amorosa spezza ogni catena e lo forza a parlarle così. Ehi! Pastorelle! Là! Spezziamo il silenzio e l'animo! Mi aprite! Vivere potrò o dovrò morire! Parole forti, piene di passione, di... come continua. Non lo sa, è un supplente, è un po' ciuccio, improvvisi. Dio! A destra. Nella mia Tesla, manicomio nella testa, anche se fuori tutto è magnifico, non lo prenderò come un rimprovero. Chi l'avrebbe detto che mia figlia fosse così brava a improvvisare? Mi fai vedere quel foglietto, per favore? Ma qui ci sono le parole senza le note. Ma non sapete, signore, che recentemente hanno trovato il modo di scrivere le parole senza le note? Avremmo fatto volentieri a meno di questa vostra operina impertinente, grazie. Dicevamo, dottor De Arroyos, che... Grazie, arrivederci. Allora, signor Argant, deve sapere che noi di Arroyus siamo grandi esperti di musica, soprattutto mio figlio Tommaso. Dovete sapere, madamigella, che presso gli antichi greci si diceva sostanza... Oh, Ciccina, questo è il figlio del dottor di Arroyus. Signora, per la ragione il cielo vi concede il nome di madre della sposa, poiché ben si vede sul vostro... Signore, sono lieta di essere giunta a proposito, onde avere l'onore di conoscervi. Poiché ben si vede sul vostro volto! Poiché ben si vede sul vostro volto! Signora! Vaffanculo! No! E avete rotto! Mettete il periodo! Non me lo ricordo più! Adesso devo ricominciare tutto! Si può essere uomini d'onore e acconsentire a ricevervi dalle mani di vostro padre. È un pessimo modo quello di farsi amare da una donna facendole violenza. Eh sì, ma noi leggiamo che presso gli antichi vigeva l'usanza di usare la violenza per rapire dalle case paterne le donne destinate a nozze, onde non apparisse che con il loro consenso non volassero tra le braccia di un uomo. Ma gli antichi sono antichi, signore. Ai nostri giorni, quando un matrimonio ci è gradito, sappiamo benissimo correre incontro senza che nessuno debba trascinarci con la forza. Se davvero mi amate quanto dite, non potete che desiderare ciò che desidero io. Sì, ma compatibilmente con il mio desiderio di amore. La vera prova d'amore consiste nel piegarsi alla volontà della donna amata. Discerno, ma non ingerno. Per quanto non ne concerne il possesso, concerno. Ma per quanto ne concerne, lego... E
bontà. Forse avrà qualche altra pastioncella per la testa. So quel che volete dire, signora. Io conosco le vostre bontà nei miei riguardi, ma forse ai vostri consigli mancherà la fortuna di essere seguiti. A quanto vedo, le figlie sagge per bene come voi se ne infischiano di obbedire, cose che andavano bene una volta. I doveri di una figlia hanno dei limiti. Sarebbe dire che il marito volete sceglierlo secondo il vostro capriccio. Certo, ogni donna sposandosi ha un proprio scopo. Io desidero trovare un marito per farmi il compagno di tutta la mia vita. Ci sono donne che prendono marito solo per liberarsi dalla gabbia dei loro genitori e fare tutto ciò che loro vogliono. E per altre, invece, è una semplice questione di interesse. Passano da un marito all'altro, senza scrupoli, solo per impossessarsi delle loro spoglie. Per loro un uomo o l'altro fa lo stesso. Vedo che oggi ragionate in modo particolarmente brillante e mi piacerebbe sapere che cosa intendete dire con questo. Che cosa potrei voler dire se non quello che ho detto? Siete così stupida, carina, che non so come faccio a sopportarvi. Il vostro orgoglio è ridicolo. E la vostra presunzione è così impertinente che tutti vi ridono dietro. È tutto inutile, signora. Io sarò giudiziosa, a vostro dispetto. E per togliervi anche la speranza di riuscire in ciò che vi prefissate, mi tolgo dalla vostra vista! Tu sposerai Tommaso di Arroicus o ti chiuderò in un convento! Scusate, vi metterò tutto a posto. Signore, ci congediamo da voi. Non mi dite come sto? Certo, Tommaso, prendete l'altro braccio del signor Ragante e vediamo se sapete giudicarne bene il polso. Qui dicis. Affermo che il polso del signor Ragante è il polso di un uomo che non sta fatto bene, che è un po' indesetto, per non dire legnoso. Molto bene. Recalcitrante e anche un po' stata peccante. Il che sintomo di uno scompenso del parenchima splenico. Ho provvisto! Molto bene! No, è il fegato che non funziona così, dice il dottor Pulgore. Per parenchima si intende l'uno e l'altro per via della forte simpatia che essi provano reciprocamente, anche grazie al bar. Anche grazie al bar. Grazie al Vaspiroro, anche ahimè, vi avrà sicuramente ordinato di mangiare dei grandi arrosti? No, solo bolliti. Arrosti, bolliti, stessa cosa, eh? A proposito, quanti gradi di sale si mettono su un uovo, dottore? Sei. Sei. Otto. Sei o otto. Dieci, sempre il numero pari, così come per le medicine, sempre il numero di... Disparete! Mi dispiace dovervi lasciare, piccolino mio, ma devo sbrigare una commissione in città e non posso proprio farne a meno. Tornerò presto. Addio Ciccino, non dimenticate di quello che ci siamo detti sul notaio. Certo, addio Ciccino. Prima di uscire, devo dirvi una cosa a cui dovete prestare attenzione. Passando davanti alla camera di Angelica, ho visto insieme a lei un giovanotto che, appena mi ha visto, è fuggito via. Ecco perché. Le bugie. Che brutta malattia. Eccoti, Merlo. Dove ti eri cacciato? Erano giorni che ti avevo perso. Vieni, vieni, non fare complimenti. Mangia qualcosa, trova qualche briciola per terra. Senza chiedere permesso a nessuno, tu ti alzi in volo, poi ti posi e mangi. Non hai responsabilità, non hai famiglia, non hai preoccupazioni. Un po' di paglia e ti sei fatto il nido. Il vestito te lo sei trovato cucito addosso da quando sei nato. Hai qualcuno che ti vuole bene. Perché io ti voglio bene, io ti difendo dalle insidie. Ti ricordi la prima volta che sei arrivato? Quando ti sei posato sul davanzale, mi hai visto steso a letto, ammalato, ti sei spaventato e sei fuggito via. E io ti ho pure fischiato.
E a te è bastato un fischio per capire. E ti chiamano pure Merlo. Ma Merli siamo noi che non capiamo un cazzo. Pensiamo di essere più civili di te. Ci chiamiamo fratelli e ci scagliamo l'uno con l'altro tutti i giorni. Che siamo venuti al mondo a fare per campare in questa maniera? Non faccio bene io a stare qui, al chiuso della mia stanza, al sicuro, con la mia malattia. Tanto quando sei malato non sei mai solo. No, no, non perché c'è gente che viene al tuo capezzale, ma quella viene soltanto perché pensa al futuro, al proprio futuro, no? Io dico che non sei mai solo quando sei malato, proprio perché c'hai una malattia, c'è qualcuno dentro di te, una presenza che abita il tuo corpo, con cui fare due chiacchiere, con cui passare un po' di tempo, con cui sentirsi meno soli. E in fondo, non vuoi mai che si curi, perché a diventare sani poi si è costretti a rinunciare a un grande privilegio, quello di avere ragione. Perché i malati hanno sempre ragione e a me la ragione piace. Mi ricordo quando ero piccolo, ero povero, stavo sempre in mezzo all'erba, correvo nei campi, stavo bene, ero felice, mi piaceva la gente, mi innamoravo delle persone. Poi mio padre ha deciso di comprare le terre, di diventare ricco e sono iniziati i problemi, le preoccupazioni, le ansie, la malattia. Ammazza che vita che faceva, sempre a litigare con tutti, politici, amministratori, gente comune, preti, vescovi, amici che diventano nemici. Ammazza che vita. Senza essere Merli, non ci abbiamo manco le ali per volare. Resta qui. Resta qui che lì fuori non ti puoi fidare di nessuno. Bisogna assolutamente impedire questo ridicolo matrimonio che si è piccato in testa. Sarebbe bello riuscire a introdurre in questa casa un medico che faccia il caso nostro e che lo disgusti del suo dottor Burgone screditandone i metodi. Ma siccome non abbiamo nessuno per le mani, ho deciso di fare uno scherzetto di mia invenzione. Permettetemi innanzitutto di chiedervi, fratello, di non scaldarvi troppo durante la conversazione che avremo. Promesso. E di reagire senza acrimonia alle cose che mi capiterà di dirvi. Va bene. E di riflettere con me sulle questioni delle quali parleremo con animo del tutto spassionato. Va bene, ma che razza di preambolo! Ma con tutti i soldi che avete, come vi è venuto in mente di metterla in convento? E da quando in qua in casa mia non sono libero di fare quello che voglio? È vostra moglie che da tempo vi consiglia di liberarvi così delle bambine? Anche se sono sicuro che è per puro spirito di carità che le piacerebbe vederle tutte e due suore. Quando c'è un problema, la colpa è sempre di mia moglie. Ma perché dite così? In fondo stiamo parlando di una donna dai nobili principi, lontana da qualunque interesse di natura personale, che per voi ha una tenerezza meravigliosa e che nutre per le bambine una bontà e un affetto inimmaginabili. Questo è fuori dubbio. Parliamo piuttosto di Angelica. In base a quale idea vi è venuto in mente di darla in moglie al figlio di un medico? In base all'idea che voglio un genero medico. Quello non è l'uomo giusto per lei. E poi ci sarebbe l'opportunità di un partito molto più conveniente per mia nipote. Sì, ma questo è più conveniente per me. Ma l'uomo che deve sposare lo si sceglie per lei o per voi? Lo si sceglie per lei e per me, visto che io voglio qualcuno in casa di cui ho bisogno. Se la piccola fosse già grande a quest'ora l'avreste già data in moglie a un farmacista. E perché no? Ma si può sapere cos'è questa assurda mania dei medici e dei farmacisti? Sembra quasi che ci teniate così tanto ad essere ammalato. Come sarebbe a dire? La prova che state benissimo è che avete un fisico perfetto. È data dal fatto che per quante cure facciate ancora non siete riusciti a rovinarvi la salute.
E per quante medicine vi facciano prendere, ancora non siete scoppiati. Non lo capite che è proprio questo che mi tiene in vita? E il dottor Burgone mi ha detto che se non mi vedesse per 3 giorni io morirei. Se non state attento, il vostro dottor Burgone si prenderà tanta cura di voi da mandarvi all'altro mondo. Quindi voi nella medicina non credete? No. E francamente penso che neanche il crederci aiuti più di tanto la salute. Come fate a non credere in qualcosa che è riconosciuto in tutto il mondo e che in tutte le epoche ha avuto tale reverenza? Detto tra noi, fratello, io lo giudico una delle più grandi assurdità del genere umano. Non esiste al mondo nulla di più grottesco di un uomo che abbia la pretesa di guarirne un altro. Perché un uomo non può guarire un altro uomo? Ma perché il funzionamento della macchina umana è un mistero del quale l'uomo ancora non ha capito nulla. E quindi i medici non sanno nulla? Ma no, in fondo sono dei dotti umanisti. Diciamo che parlano un bel latino. Conoscono a memoria tutti i nomi greci delle malattie, sanno elencarle e descriverle alla perfezione, ma in quanto a guarire la gente non sanno neanche da che parte si cominci. Beh, ne sanno sicuramente molto più di tutti noi. Il loro è soltanto un pomposo sproloquiale. Serve a spacciare parole invece di ragionamenti e promesse invece di risultati. Ma ci sono persone dotte, intelligenti, che ricorrono ai medici quando ne hanno bisogno. Questo prova che l'uomo è debole, non che i medici abbiano ragione. Almeno i medici crederanno nella scienza, visto che la usano ogni tanto per se stessi. Ma anche tra di loro molti restano invischiati nello stesso errore popolare del quale approfittano, ed altri ne approfittano senza restarne invischiati. Prendete ad esempio il vostro dottor Burgone, uomo privo di fantasia, crede nelle sue formule più che in qualunque dimostrazione matematica, per cui sarebbe un delitto anche il semplice discuterle. Nella medicina non vede nulla di pericoloso, nulla di poco chiaro. Distribuisce purghe e salassi a destra e manca senza tener conto delle conseguenze. In fondo, non gli si potrà voler male neanche più di tanto per quello che riuscirà a farvi. Vi spedirà all'altro mondo, ma in perfetta buona fede. Insomma, quando uno si ammala, che cosa dovrebbe fare? Niente. Niente. Bisogna solo fermarsi e riposare. Sarà la natura stessa a riprendere il suo corso, a risollevarsi da quel disordine nel quale è caduta. Vedete, fratello, ciò che rovina tutto è la nostra inquietudine, la nostra impazienza, e quasi tutti gli uomini muoiono per colpa delle cure che ricevono, non per colpa delle malattie che li colpiscono. Ma bisogna che la natura venga agevolata nel suo percorso. Questi sono pensieri vani con i quali noi uomini cerchiamo di illuderci. Vedete, quando un medico parla di aiutare, di soccorrere, di agevolare la natura, quando vi dice che egli rettificherà il sangue, tempererà le viscere e il cervello, quando parla di decongestionare la milza, di sistemare i polmoni, aggiustare il cuore, o che addirittura utilizzerà chissà quali trucchi per allungarvi di chissà quanti anni il corso della vita, ebbene, non vi sta raccontando altro che le fantasie della medicina. Bisogna restare ancorati ai fatti, alla realtà delle cose, e anche voi vi renderete conto che di tutto questo non esiste nulla. Parlate bene, parlate bene. Con parole dotte, siete molto intelligente, ma mi piacerebbe che ci fosse qualcuno di loro a rinduzzarvi le idee, a farvi calare un po' le arie. I vostri grandi medici hanno una doppia faccia. Ascoltateli quando parlano. Nessuno ne sa più di loro. Osservateli invece quando agiscono. I più ignoranti tra gli uomini. Vabbè. Basta con questi discorsi, eh? Basta che mi sta venendo un arresto cardiaco. Va bene, cambiamo discorso. Cambiamo discorso, lo prometto. Parliamo d'altro, parliamo di Angelica. Vi dirò, fratello, che se vostra figlia si mostra riluttante, voi non dovreste reagire con violenza. Bisogna trovare un accomodamento con quelle che sono le preferenze della ragazza, anche perché si tratta di una decisione importante che dura per tutta la vita e che può pregiudicare il buon esito di un matrimonio. Con permesso. Che cosa volete fare? Un clistere, se posso. Ma è possibile che non riusciate a stare un minuto lontano da medici e clisteri? Vorrei tanto capire come fare a guarirvi da questa vostra mania. È facile parlare quando si scoppia di salute. Ma voi che malattia avete? Piacerebbe che l'aveste voi la mia malattia, così almeno scherzereste, ma molto di meno. Signora Dante, c'è il dottor Burgone a vostra disposizione. Dottor Burgone, prego, prego, accomodatevi. Dottor Burgone, buongiorno. È un piacere vederla. Bella notizia! Quella che ha preso l'ora, qui da basso, davanti alla porta. Che ci si fa beffe delle mie prescrizioni. No. E ci si rifiuta di seguire la cura che avevo ordinato. No, dottor Burgone. Smisurata audacia, incredibile ribellione di un paziente contro il suo medico curante. E spaventoso! Un clistere che mi ero dilettato di comporre
con le mie proprie mani. Infatti... ideata e realizzata seguendo tutte le regole dell'arte medica. Ha fatto molto male! Destinato a creare nell'interiore prodigiosi effetti. È quello che vuoi. Rifiutarlo con disprezzo. No. Un gesto inconcepibile. Perfino! Un infame attentato all'arte medica. Un delitto per il quale non esiste. Ben abbastevole. La vita è raggiunta. Dichiaro che tra me e voi tutto è finito. Non è colpa mia. Che nessuna parentela sarà più possibile tra noi. Fate bene. E per porre fine ad ogni nostro rapporto, ecco la donazione che avevo fatto a mio nipote in vista del suo matrimonio. Disprezzare un mio clistero! Guardatevelo subito, sono a vostra disposizione! Vi avrei messo in sesto in poco tempo! Se lo merita! Avrei nettato il vostro corpo! E va quando non è quasi voglia! Cattiva secrezione! Non è degno delle vostre cure! Ma voi che non avete voluto guarire per mia mano! È colpa di mio fratello! Voi che vi siete sottratto all'obbedienza dovuta al medico curante! E la cosa che grida vendetta! Dichiaro di abbandonarvi alla vostra cattiva salute! Dottor Burgone. Alle intemperie delle vostre viscere! Dottor. Al vostro sangue corrotto! Dottor. Al lacrimone della vostra bile! E alla letulenza delle vostre secrezioni! Perché è giusto! E ne credo che entro 4 giorni vi ritroviate in condizioni di assoluta incurabilità! E decadiate nella bradipepsia! E dalla bradipepsia alla dispepsia! E dalla dispepsia alla pepsia! E dalla pepsia alla dietteria! Dalla dietteria alla dissenteria! Dalla dissenteria all'idropesia! E dall'idropesia alla dimensione della vita! Quella vostra follia vi avrà condotta! Perché? Che cosa è successo? Sento già la medicina che si sta vendicando. Parola mia, fratello, voi siete pazzo. Avete sentito di quante malattie mi ha minacciato? Ma si può essere più ingenuo? Ha detto che tra 4 giorni sarà incurabile. E che potere hanno le sue parole? Ha forse parlato un oracolo? A sentir parlare voi sembrerebbe quasi che il dottor Furgone tenga in mano le fila della vostra vita. Pensate piuttosto, fratello, che le leggi della vostra vita sono dentro di voi. E che le ire del dottor Purgone hanno tanto potere di farvi morire quanto le sue ricette di farvi vivere. Ma il dottor Purgone mi conosce meglio di chiunque altro, sa quello di cui ho bisogno. E allora devo convenire, fratello, che siete davvero pieno di pregiudizi e guardate la vita con altri occhi. Signore, c'è un medico che chiede di vedervi. Chi è? Un medico di medicina. Sì, ma come si chiama? Non lo conosco, so solo che assomiglia a me come 2 gocce d'acqua e che se non fossi certa che mia madre era una donna per bene, direi che si tratta di un fratellino che mi ha regalato dopo la morte di mio padre. Vabbè, fallo entrare, magari mi dà una mano. Fratello, siete servito appuntino, un medico vi pianta il naso e subito un altro vi si presenta. Speriamo che non mi abbiate cacciato in un altro guaio. Ancora, ma sempre lì torniamo. Ho parlato di malattie di cui non conosco neanche il nome. Signor Conte, ho scelto di rendervi visita e di offrirvi i miei servizi per tutte le purghe e i salassi di cui possiate aver bisogno. Sono a vostra completa e totale disposizione. Mi chiedo scusa, signore, ho dimenticato di affidare la commissione al mio amico. Torno subito. Sembrava Torino, fatta e finita. Devo dire che la somiglianza è notevole. E comunque oggi esistono casi di questo tipo. Sono stupefatto. Il signore desidera? Non mi avete chiamato? No, niente. Ah, sì, mi avete fischiato l'orecchio. Aspetta, resta qui, ti faccio vedere un medico che ti somiglia come 2 gocce d'acqua. Sì, proprio con tutto il da fare che ho. Io ho letto delle cose incredibili sulle somiglianze di questo genere e devo dirti, fratello, che al giorno d'oggi ne esistono alcuni in cui davvero tutti resterebbero ingannati. Perché io avrei avuto difficoltà a distinguere di tutto, non ho... Signore Conte, mi chiedo scusa di tutto cuore! Prego, sono nuovamente a vostra disposizione. Spero non giudicherete male la mia curiosità di vedere un illustre malato quanto siete. La vostra fama diffusa ormai dovunque può giustificare la libertà che mi son preso. No, prego, prego. Vedo che mi guardate con insistenza. Che età credete che io abbia? Le
medico itinerante. Vado di città in città cercando delle degne occasioni per la mia abilità. Io non mi abbasso a gentillarmi con le cuscuglie delle comuni malattie. Il mio occhiale dalle malattie d'eccezione, delle belle febbre croniche con i sentimenti al cervello, una bella peste, una bella pleurite con infiammazione dei polmoni. Questo è il mio pane! Qui io trionfo! Ed io vorrei, signore, che voi aveste tutte le malattie che ho nominato e che vi trovaste abbandonato da tutti i medici, disperato e agonizzante, così da potervi dimostrare la bontà dei miei metodi curativi e il mio grande desiderio di esservi d'aiuto! Vi ringrazio per la vostra estrema bontà d'animo. Datemi il polso! Questo pozzo è un po' indisciplinato, si vede che non mi conosci ancora. Chi è il vostro medico? Dottor Burgone. Questo nome non figura nel mio elenco dei grandi medici, dove dice che siete ammalato? Lui ha il fegato, altri alla milza. Tutti ignoranti, siete ammalati ai polmoni. Ai polmoni? Polmoni, che cosa sentite? Un mal di testa. Polmoni! Anche un velo davanti. Polmoni! A delle fitte alla... Polmoni! Anche delle colline. Mangiate con appetito? Sì. Polmoni, come dico io! E dopo pranzo ho avvertito un po' di sonnolenza! Può capitare. Polmoni, esatto! E il vostro medico che cosa vi fa mangiare? Passato di verdura. Merda. Vitello. È una merda. Pollame. Merduco. Brodino. Merdarino. Uva di giornata. Merdissimo. Che sei? Merda, merda, merda! E anche un po' di vino. Lo dovete berlo puro e per rafforzare un po' il sangue che è troppo leggero dovete mangiare carne, ma soprattutto che cosa me ne fate di questo braccio? Perché? Io fossi voi me lo farei tagliare immediatamente. Io lo faccio, no! Io mi farei strappare! Perché me lo devo strappare proprio adesso? Ma non vedete che danneggio l'altro e mi sottrae tutto il nutrimento? No. Fatemi strappare con l'occhio più presto e vedrete come vedrete meglio con l'altro! Magari più tardi! Io devo recarmi a un grande consulto per un uomo che è morto ieri. È morto ieri? Sì, per vedere che cosa sarebbe dovuto fare per guarirlo. Addio. Parola mia, fratello. Questo medico è davvero molto, molto bravo. Via, via! Sono serva vostra, ma non ho voglia di scherzare. E c'è? Il vostro medico, bella roba, che voleva pistarmi in polso. 90 anni è ancora molto giovanile. Allora, fratello, visto che vi siete guastato col vostro dottor Furgone, volete che finalmente vi parli del partito che ci si offre per mio nipote? No! Mia figlia andrà in convento. Non ha rispettato i miei voleri, in più ho scoperto una relazione clandestina di cui nessuno sa che sono a conoscenza. E allora, se anche ci fosse una simpatia, che cosa ci sarebbe di male? E in che cosa questo potrebbe recarvi offesa se tutto ha come fine ultimo l'onesta soluzione di un matrimonio? Angelica si farà suora, così ho deciso. Ho capito, volete fare un favore a qualcuno? Ecco, al solito, mia moglie, sempre colpa sua. Ebbene sì, fratello, lo confesso. Io non la sopporto. Non sopporto la vostra assurda mania dei medici, non sopporto il fatto che siate innamorato di quella donna e non sopporto il fatto che cadiate a testa bassa in ogni trabocchetto che vi prepara. Ma come? È una donna di cui non si può proprio dire niente, senza finzioni di sorta, e che ama suo marito, che lo amo! Ditegli quanto mi vuole bene. Vero? Le cure che mi reca. Oh, senz'altro! Quanto affetto ha per me! Verissimo! Volete che se io a convincervi a farvi vedere quanto la signora vuol bene al signore? Signore, lasciate che lo faccia restare a bocca aperta e che lo convinca del suo errore. Come? La signora tornerà tra poco, sdraiatevi e fingetevi morto! Vedrete la sua disperazione quando le darò la notizia! Va bene. No, ma non lasciate che si disperi troppo a lungo, potrebbe anche morire! No, lasciate fare a me. E voi nascondetevi nel pubblico! Come devo morire? Non sapete neanche morire! È la prima volta! Gamba su, bastone, giù, braccio. Cuscino, sì. Morite! Sì. Lasciate fare tutto a me! Ah!
vostro marito? Mio marito? È morto! E no. Il defunto è spirato! Sei sicura? Oh, sicurissima! Nessuno lo sa ancora perché mi sono trovata qui tutta sola! È morto ora tra le mie braccia! Guardatelo! Eccolo, qui stecchito in poltrona! È morto. È morta! Ah, il cielo sia lodato! Eccomi finalmente liberata di un grande fardello! Che stupida che sei, Tonina, a disperarti tanto per questa morte! Ma signora, io credevo che bisognasse piangere! Va, non ne vale la pena. Ti pare una grande perdita. Che cosa ci stava a fare in questo mondo? Un uomo fastidioso per tutti, disordinato, disgustoso, con la pancia sempre piena di cristalli e medicine, che non faceva altro che sottarsi il naso, scatarrare, sputacchiare, noioso, privo di spirito, sempre di cattivo umore, che tormentava tutti di continuo e che sbraitava giorno e notte con le cameriere e con i servi. Che bello l'azione funebre! Ora, Tonina, bisogna che tu mi aiuti a mettere in atto il mio piano e sta pur certa che se mi aiuterai bene avrai senz'altro la tua ricompensa. Visto che, fortunatamente, ancora nessuno è stato messo al corrente, teniamo segreta la sua morte, intanto che io non avrò sistemato le mie faccende. Ci sono dei documenti, ci sono dei soldi su cui voglio mettere le mani. Perché non è giusto che abbia trascorso accanto a lui i miei giorni migliori senza avere una qualche ricompensa. Vieni, cominciamo col prendermi tutte le chiavi. Oh cielo! Che disgrazia terribile che hai avuto! Che cos'hai, Tonina? Perché piangi? Devo darvi una triste notizia! Oh mio Dio, che cosa? Vostro padre! È morto! Mio padre è morto, Tonina? Sì, eccolo lì, è morto ora per un mancamento improvviso! Oh cielo, che disgrazia! E dove voglio perdere mio padre? La sola cosa che mi restava al mondo! E per giunta, perderlo in un momento in cui era in collera contro di me! Quale consolazione potrò mai trovare dopo una perdita sì grande? Che avete male, bella Angelica? Per quale disgrazia piangete? Ahimè, piango per aver perso tutto ciò che di più caro e di più prezioso avevo al mondo. Piango per la morte di mio padre. Oh cielo, che disgrazia, che evento inatteso. Ahimè. Dopo la richiesta che avevo pregato vostro zio di presentarmi, giungevo appunto qui per presentarmi a lui e per cercare, tramite rispettose preghiere, di predisporre il suo cuore a concedere la vostra mano ai miei voti. Creante, non si parli più di nome! Abbandoniamo ogni pensiero di matrimonio. Guarda, dopo la scomparsa di mio padre, io non voglio far più parte del mondo e gli rinuncio per sempre. Oh sì, padre mio! Se poco fa mi sono opposta ai vostri voleri, voglio invece ora seguire almeno una delle vostre intenzioni e riparare così al dispiacere che vi ho dato e di cui mi incolpo. Concedete che qui ve ne dia la mia parola e che con un bacio vi testimoni i sentimenti che provo. Ah!
fatto per capire. Perché non c'è niente di meglio che morire per capire la vita. Per capire chi ti sta a fianco, chi ti vuole bene, chi ti è amico per convenienza, per convenzione. Quando sei vivo certe cose non le capisci, non percepisci la verità, ma quando sei morto tutta la verità viene a galla. La verità di tutto e di tutti, e anche la tua verità, quella che hai dentro, la tua malattia. Che tua moglie se la fa col notaio, morto in casa, notaio alla porta. Ma non ti disperare, che la colpa non è solo tua. No, perché tutto quello che è successo anche perché io ho voluto che succedesse. La colpa è anche mia, questo è quello che ci ho guadagnato a fare il malato. Adesso vattene, va! E non ti preoccupare che ti darò tutto. Quello che ti spetta è pure quello che ti volevi rubare. Vieni qua, figlia mia, vieni. Siete guarito? Sono guarito. Vieni, non sono morto, non aver paura. Ora inizia il bello. Tu sei mia figlia, sei sangue del mio sangue. E io ho avuto modo di constatare quanta bontà d'animo c'è in te. Che lieta sorpresa, padre mio. Poiché è per un tratto di somma fortuna il cielo vi restituisce i miei voti, concedetemi di gettarmi ai vostri piedi per supplicarvi di una cosa. Come parla difficile. Se non siete favorevolmente disposto verso l'inclinazione del mio cuore, insomma, se mi negate Cleante per sposo, concedetemi almeno di non sposare un altro uomo. È la sola grazia che vi chiedo. Lasciatevi commuovere dalle sue preghiere e dalle mie, e non vogliate mostrarvi contrario al reciproco ardore e una sì bella simpatia. Fatemi medico e vi darò la mano di mia figlia. Diventerò un medico, anche farmacista se sarà necessario. Non c'è nessun problema. E farei ben altro, pur di ricevere la mano della bella Angelica. Devo farti vedere una cosa bellissima. Che cosa? È una sorpresa! È una cosa che ho custodito con cura e che non ti ho mai confessato di avere. La sifilide! No! Mi è venuta un'idea. Perché non vi fate medico voi? Io? Deve essere comodo avere voi stesso tutto quello di cui avete bisogno. È vero! Ed è il modo migliore per guarire subito. Quale malattia avrà il coraggio di prendersela con un medico in persona? Non posso rimettermi a studiare alla mia età. Basta studiare. Considerate che ne sapete già abbastanza, e anche tra i dottori non ce ne sono molti a saperne quanto voi. Sì, ma bisogna conoscere il greco, il latino, sapere i nomi delle medicine. Quando vi daranno il cappello e la toga da medico saprete ogni cosa e vi riscoprirete più preparato di quello che potete immaginare. Ma perché con un cappello e una toga non si diventa medici? Ebbene sì, fratello, al giorno d'oggi non serve altro che avere un cappello e una toga e parlare. Ogni parola si trasformerà in oro colato e ogni sciocchezza diventerà Vangelo. Ecco, signore, e quando anche non aveste che la barba e i baffi sarebbe già molto, perché una bella barba è un mezzo medico fatto. Io comunque sono disposto a tutto. Volete che combiniamo subito? Ma come? Qui adesso, in casa vostra. In casa mia. C'è una brigata di amici miei che può venire per celebrare la festa e non vi costerà un soldo. Non so che dire, non so che rispondere. Voi non dovrete preoccuparvi, avrete per iscritto tutto quello che bisognerà dire. Piuttosto andatevi a mettere qualcosa di decente, così vi manderò a chiamare. Se è così, vorrà dire che proveremo anche questo, no? Ma che intenzioni avete? E cos'è questa facoltà di amici vostri di cui parlate? Qual è il vostro piano? Solo di divertirci un poco. Gli attori hanno in mente una festa dopo la rappresentazione. La proclamazione di un novello medico. Dimostreremo come l'alcol in quantità eccessiva può far ripartire la circolazione del sangue. Mi sembra un po' eccessivo. No, nipote cara, bisogna darsi da fare. La medicina ha bisogno di innovazione, di coraggio. Oggi il rischio è permesso. È il carnevale che ce ne dà l'opportunità. Forza, prepariamoci. Oh, fratello. Ho messo la prima cosa che ho trovato. Venite anche voi con noi? Sì. Andiamo.
avviatevi che io vi raggiungo.